Internet non è bene e male, non è né bene né male. Internet è uno strumento, è un grande telefono, è un nuovo mezzo di comunicazione, per cui non salverà e non sarà la morte assolutamente di nessuno e men che meno di una libertà. Ha senso parlare della stampa che muore schiacciata dall'avanzare della rete? Ma tendenzialmente no, perché ancora una volta sarebbe più o meno come star qui a dire che i venditori di ghiaccio non ci sono più o che il vapore non è più lo strumento e il mezzo di locomozione per eccellenza nella rete ferroviaria. Il mondo cambia, allora se ci chiediamo se gli editori e i giornalisti ci saranno ancora, io non faccio fatica a rispondere che non solo ci saranno, ma che dobbiamo spiegarci che ci saranno anche in futuro. Repubblica perde il 20% delle copie vendute, ma acquisisce un bacino d'utenza, penso, senza precedenti nella storia di quel giornale, né di nessun altro giornale, potendo per la prima volta guardare ed essere letta da un pubblico di lettori attraverso internet che accede a quello stesso, che potenzialmente accede a quello stesso identico, contenuto, a quello stesso tempo identico bacino di informazione. Qualcosa cambia, qualcosa sta cambiando, ma sta cambiando soltanto perché all'orizzonte, dovrei dire nel presente, ma in realtà probabilmente la risposta giusta è nel futuro prossimo, esiste un nuovo mezzo di comunicazione che si chiama internet. E qui sono perplesso e mi rendo conto di dirlo ad un pubblico che probabilmente è fatto per i due terzi da giornalisti, se non ad una percentuale superiore, perché mentre noi siamo qui a chiederci se la stampa muore sotto l'avanzare della rete o se viceversa la rete farà bene o male all'informazione in questo paese, la rete avanza come dato di fatto. Nel senso che qui dentro e lì fuori non c'è nessuno al mondo che possa pensare di fermare una tecnologia virale come quella telematica. Sbaglieremmo se stessimo qui a chiederci se internet è bene o male, quasi che fosse possibile farne a meno. Non è una questione di quanto è importante per me singolo internet, è il fatto che io singolo, appartenente ad una comunità che oggi è globale, che non può essere evidentemente circoscritta nel territorio geografico politico dell'Italia, internet me la troverò davanti per 5 anni, per 10, per 15, non lo so, questa è una tecnologia che avanza ad una rapidità che non ha niente a che vedere con quella che caratterizzava le vecchie invenzioni del passato, la ruota piuttosto che il fuoco. E allora io dico, cioè, in maniera probabilmente intelligente, quello che dovremmo in qualche modo mettere al centro del tavolo, la vera preoccupazione di tutti quanti hanno a cuore la libertà di informazione in questo paese, e come si fa ad utilizzare internet, che oggi comunque c'è, per far sì che quella realtà che ieri era potenziale e che poi negli anni abbiamo visto rimanere in potenza e non trasformarsi mai in realtà, possa invece diventare effettivamente qualcosa di vissuto. Molti anni fa, più o meno 40 anni fa, la Corte Costituzionale, occupandosi del diritto di informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, scriveva: il diritto di libertà di diffusione del pensiero con qualsiasi mezzo, garantito dal primo comma dell'articolo 21, non significa anche diritto di disporre di qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero, ma soltanto diritto di diffondere il pensiero con i mezzi disponibili e in quanto disponibili. Alla stessa maniera, ad esempio, che la libertà di domicilio non implica anche il diritto ad avere senz'altro un domicilio. Il problema era piuttosto ovvio e con questo problema ci siamo confrontati tutti quanti. Quelli sono gli editori, quelle sono le frequenze televisive disponibili, quello è lo spazio disponibile su un foglio di carta e qualcuno quello spazio e quelle frequenze le controlla. Non tutti possono avere diritto in adempimento e in esercizio di quella libertà fondamentale che è sancita dall'articolo 21 ad accedere concretamente a quel mezzo. Questo è il problema di ieri se siamo attenti a leggere i cambiamenti del futuro, perché invece tutti, o quasi tutti, e qui è un'altra pagina che probabilmente dovremmo aprire, abbiamo la possibilità con qualche click e qualche decina di euro al mese di rivolgerci ad un pubblico che è lo stesso, se non è più ampio, rispetto a quello al quale per anni si sono rivolti solo ed esclusivamente gli editori delle televisioni e dei giornali, come attraverso evidentemente internet.
La qualità dell'informazione in rete è scarsa, sì, non c'è dubbio. La qualità dell'informazione in rete è scarsa, dove scarsa significa che è un'informazione che non è fatta solo ed esclusivamente da professionisti. Non è garantita, se sia vero sia un delirio. Ecco, sì, sono abbastanza d'accordo. Dopodiché però, mentre rifletto su questo concetto, poi mi fermo un attimo e penso, ma la garanzia di veridicità del contenuto che leggo su un giornale o che viceversa di un passaggio di un servizio televisivo, ma a me oggi cittadino, al di fuori del mondo dell'informazione, che non conosco la proprietà dei giornali, ma da chi mi è data? Dal giornalista, certo. E lì però penso che le percentuali tornino ad essere un fatto importante, e anche il contesto lavorativo nel quale il giornalista si muove, quanto il giornalista sia condizionato. Per cui io non dico che internet sia il bene, non lo so e non mi interessa neppure saperlo, però dico che è vero che su un blog si può scrivere una fesseria, non c'è nessun dubbio, ma è altrettanto vero che nel momento stesso in cui la scrivo, io ho, se guardo alla realtà italiana, qualcosa come 20 milioni di cittadini che un istante dopo possono dire su quello stesso blog o su un blog a fianco o su un blog ancora più letto: no, non è vero, è una fesseria e te lo dimostro in questo modo. Ieri questo accadeva anche nei giornali, avevo il diritto di rettifica, ma il diritto di rettifica in realtà è sempre stato esercitato in questo paese, per come ce lo raccontava Enzo Mazzo. Per cui nella realtà che quella della rete sia un'informazione meno professionale, questo è certamente vero se è fatta da un non professionista, ma lo è per definizione, perché il cittadino che ha un blog non ha neppure l'ambizione a fare il giornalista. Guai se l'avesse, guai se volesse rubare il lavoro a qualcun altro, perché evidentemente non lo saprebbe semplicemente fare, a prescindere da qualsiasi condizionamento. Però se guardiamo alla rete senza preconcetti, a me piacerebbe che si guardasse anche in una sede come questa, che ha sempre guardato da vicino il mondo dell'informazione e della libertà di informazione, alla rete senza preconcetti, senza dire che per definizione l'informazione in rete vale meno. Ma chi l'ha detto che l'informazione in rete vale necessariamente meno? Ecco, allora io dico, se questo, non so se sia la sola, c'è anche quella in rete, ma se questo è vero, allora cominciamo a preoccuparci di promuovere la rete davvero come strumento per diffondere le idee, perché a fianco a quel numero lì, a quel 44 che pone l'Italia al 44esimo posto nelle statistiche mondiali sulla libertà di informazione, c'è un altro dato che sui giornali non passa, perché non c'è interesse a che passi.